Ma come cazzo è possibile? Porca merda, non è possibile! Come cazzo fate ad essere ancora vivi? Questo non importa, omino di merda, ciò che importa è che ora ti apriremo il culo e io farò colpo su Kiria. Mfadok, c'è un piccolo problema. E sarebbe... Ho la vaga sensazione che siamo nella merda. Ragazzi, aspettate, possiamo usare le armi che c'erano dentro la valigia che ci ha dato Len. Aspetta un attimo, ma dov'è finita quella valigia? Oh, cavolo che sfortuna, i compagni del 2019 si sono scordati la valigia, chissà che c'è dentro. Sicuramente stanno bene. Ok ragazzi, arrivati a questo punto, c'è rimasta solo una cosa che possiamo fare. Levarsi dal cazzo. Forza robot ergastolatori, ergastolate qui luri di figli di puttana, ora capiranno che non bisogna mai fottere l'onnipotente omino dell'ergastolo. Ma che cazzo sta succedendo? Hanno perso le nostre tracce, ma ciò non toglie che ci prenderanno e ci ergastoleranno senza pietà. Non volevo che finisse così. Ragazzi, mi dispiace dirvi questo, ma noi non possiamo fare nulla contro l'omino dell'ergastolo. Purtroppo siamo tre coglioni. El, parla al singolare. D'accordo, sei una cogliona XD. Smettila brutto idiota. Oh, ma che ti prende, seconda persona singolare XD. Smettila di prendermi per il culo, altrimenti ti farò assaggiare i miei calci rotanti, e ti posso assicurare che fanno male. Posso confermare. Vabbè, scusami, non sono tipo che fa battute, e per una volta mi andava, dato che sarà l'ultima volta. Prima di morire, volevo almeno andare a letto con una bella donna. E io prima di morire, volevo andare a letto con un bell'uomo. Sentite, avete seriamente rotto il cazzo. Ok, ora siamo davvero fottuti. Finalmente siete al mio cospetto, maledetti coglioni. Non so come siete sopravvissuti all'esplosione dell'aereo, ma sta di fatto che non sopravviverete all'onnipotente omino dell'ergastolo. Fottuto omino di merda, ma si può sapere perché cazzo hai attaccato così ferocemente Loquendo City? Molto semplice mio non caro Nerad, questo paese di merda è pieno di hentai ovunque, troppa roba esplicita, non posso accettare una cosa del genere, ragion per cui questo paese da ergastolato, ho costruito questo esercito di robot ergastolanti grazie ai fondi di Drohem, grazie ai fondi del grande presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, vabbè, ora basta parlare, guardie, iniziate a preparare il raggio ergastolatore, ed ergastolateli. Senza la benché minima pietà. No, non è possibile, ti prego Kiria, spogliati e facciamolo, non posso morire senza mai aver avuto una prima volta. Ma levati dalle palle faccia dal culo, preferisco morire vergine, piuttosto che farlo con te. Potresti almeno... lurido porco, ma come cazzo ti permetti di dire queste cose ad una ragazza? Le mie fottute orecchie, cosa cazzo hanno appena sentito? Oddio, mi gira la testa, maledetto Fadok pervertito del cazzo, ti darei l'ergastolo. Ti prego, almeno una toccatina. Vuoi morire in anticipo? Ecco. Mi sa proprio di sì. Nessuno tocca le mie poppe, questa è già la seconda volta. Oddio, siamo liberi, e ho trovato un'arma per sconfiggere l'omino dell'ergastolo. Oh cazzo, ci stanno inseguendo. Fadok, presto, di qualcosa di perverso a Kiria. Ma sei pazzo, non voglio prendere un altro calcio rotante. Fallo, siamo fottuti. No, basta. Kiria, Fadok mi ha appena detto che ha trovato molto sexy le tue mutande, visto che le ha viste appena gli hai dato il calcio. No, aspetta, non è vero. Ha anche detto che ti leccherebbe dalla testa ai piedi come un ghiacciolo. Vorrebbe anche leccarti la patatina. Vorrebbe anche mettertelo in bocca. Mi ha detto anche che ti verrebbe dentro senza preservativo. Aia, finalmente mi sono ripreso dalle parole perverse di quel coglione di Fadok. E cosa cazzo sta succedendo?
No, il mio fottuto esercito! Questo è troppo brutti, figli di puttana medusa! Adesso assaggerete la vera era dell'omino dell'ergastolo! E... oh cazzo! Quel bastardo ci sta inseguendo con un carro armato. No guarda, pensavo ci stesse inseguendo con un triciclo. Nascondiamoci dietro questo edificio. Vi prenderò con tutti i figli della merda, fanculo! Ok, ora la domanda è, come cazzo facciamo a buttare giù un fottuto carro armato? Guarda un po' chi si rivede. Fadok, ok, ammetto di essere stato un pezzo di merda, ma era l'unico modo per distruggere l'esercito ergastolante, peccato che ora quell'omino rotto nel culo ci sta inseguendo con un cazzo di carro armato. Ma vaffanculo tutto, sei proprio un grandissimo figlio di puttana, come cazzo hai fatto a scoprire tutti i miei pensieri perversi su Kiria? Aspetta, scoperti? Ma se io me li ero inventati sul momento. E Kiria, vedi, non è come sembra. Porca puttana, ma io non ci voglio credere. Dove cazzo sono finiti quei luridi pezzi di merda? Il mio piano era così perfetto, non avrei mai potuto minimamente immaginare che sarei finito in questa situazione. E poi mi vergogno un po' ad ammetterlo, ma non so guidare una bicicletta, figuriamoci un carro armato. No aspetta, cosa? Bersaglio mortale in avvicinamento? In che senso? Porca puttana! A quanto pare, sei stato sconfitto, mino di merda. Fottuto cazzone troione di merda, io non sarò mai sconfitto! Senza esercito e senza carro armato, sei forte quanto una spada senza lama. Maledetti stronzi coglioni, giuro che non finisce qui. Senti bello, io sono la ragazza che ha distrutto il tuo carro armato, ti consiglio di scappare prima che distrugga anche te. Ma sta zitta, tu sei solo una schifosa pervertita, io lotterò fino alla fine. Beh omino, io ti consiglierei di andartene. Non mi fai paura merdosissimo figlio di puttana, fatti sotto. Poi non dire che non ti avevo avvisato. Maledetto, che vergogna, Nerado mi minaccia, io gli darei la regata. Devo ammettere che anche se abbiamo caratteri e personalità molto differenti, siamo comunque una squadra imbattibile. Abbiamo salvato Loquendo City dal quel coglione dell'omino dell'ergastolo. Sì ok, sono contenta, adesso possiamo tornare a casa? Sì, certo che possiamo, dirigiamoci all'aeroporto di Loquendo City, destinazione, Italia. Ma porca di quella troia. Ehi amici, mi dispiace, ma l'aeroporto è andato distrutto da quella faccia da culo dell'omino dell'ergastolo e ci vorrà più o meno un anno per ripararlo. Un anno? Eh sì signorina, dovrete rimanere qui a Loquendo City finché l'aeroporto non sarà riparato, non pensate manco per il cazzo di abbandonare il paese via mare, i megalodonti vi mangerebbero in mezzo secondo e vi cagherebbero il secondo dopo. Ma io non ci posso credere, dovremo restare in questo paese di merda finché non riparano sto fottuto aeroporto, e fra l'altro hai una voce familiare. Io sono il pilota che guidava il vostro aereo che quel figlio della merda dell'omino ha abbattuto, ma comunque, vi darò una mano. Girate sempre avanti, alla prima rotonda c'è un tizio che affitta case a prezzi abbastanza sostenibili. Beh, non abbiamo altra scelta, tanto anche lì in Italia vivevamo tutti insieme, e aggiungerei anche un purtroppo, ok, ti ringrazio per il favore, andiamo ragazzi. Eccoci ragazzi, deve essere questo il posto, mi raccomando, non fate cazzate. Sono molto eccitato di vivere a Loquendo City, qui ci sono anche le protagoniste dei miei hentai preferiti, sì. Che tu sia eccitato o meno, non osare fare il pervertito con me, anche se dopo oggi, non credo lo rifarai. Buonasera, è lei il padrone di casa? No aspetta. Che c'è Fadok? No aspetta. Tu grandissimo figlio di puttana, brutta faccia di merda testa di cazzo coglione, ci rincontriamo. Che cazzo succede?